La partenza, nel frattempo, è salita un po' la quota di Strollagadget che resta la favorita, ma adesso a 3,01 paga qualcosa più di 2. Settima corsa di Palermo, corsa di chiusura del pomeriggio, miglio per anziani di categoria F, molto equilibrato, si è attardato al via Passepartout BLV numero 6, si va adesso allo stacco, stacco che vede emergere la specialista Strollagadget che in poche battute scavalca True Love Font che prova a mantenere lo steccato nei confronti di Pacific Calmar che è partito davvero molto forte dall'esterno della prima fila e riesce a sistemarsi in seconda posizione togliendo il posto dunque a True Love Font. Evidentemente vuole provarci in testa salvo cintura con Strollagadget e prova a prendere in mano nei confronti di Pacific Calmar e True Love Font, calando l'andatura prova a risparmiare energie, in terza posizione resta True Love Font, per linee esterne prova a risalire Tops Holds. Andiamo a vedere i primi 600 metri, primi 600 metri in 44,7 da 1,13,5 al chilometro, Tops Holds per linee esterne, Tiffany Caff in seconda pariglia, in coda Tequila Boom Boom, mentre come detto è stato vittima di errore il numero 6 Passepartout BLV. Continua a guidare Strollagadget ancora bene in mano a salvo cintura, prova a galleggiare all'esterno Tops Holds coprendo Pacific Calmar e ci avviciniamo al passaggio del primo chilometro raggiunto in 1,15,6 da Strollagadget, seconda pariglia per Tiffany Caff, prova a spostare all'esterno anche Tai2R, ma in avanti c'è sempre Strollagadget, nella sua scia c'è sempre Pacific Calmar, più indietro sempre in corda l'uno di True Love Font, ma guardate un po' questo Tops Holds come continua a restare bene in mano, arriva adesso con un fare molto insidioso il numero 4 di Tai2R, retta d'arrivo, prova a scappare salvo cintura, reagisce discretamente Strollagadget, si avvicina il traguardo, si libera anche Pacific Calmar, ultimi metri e sul traguardo si salva Strollagadget, mentre probabilmente il secondo è per Tai2R e per il terzo molto vicini il 7 di Pacific Calmar e il 3 di Tops Holds. Ha vinto dunque la favorita Strollagadget, 3,30 la quota, salvo cintura in sediolo, Natale cintura, il train, i colori sono quelli del scuderia Crazy Doctors, sul mio cronometro un tempo attorno all'1,15 e qualche linea, si è salvata di misura probabilmente Strollagadget, ma davvero di pochissimo dal 4 di Tai2R, terzo dovrebbe essere il 3 di Tops Holds, ma attenzione perché comunque Strollagadget e Tai2R sono molto vicini, io ho visto 5-4-3, ma un ordine d'arrivo da confermare per la settima di Palermo, che chiude il pomeriggio. Pietro Di Salvo e Francesco Sirca vi salutano e dalla favorita è tutto.